non voglio dilungarmi molto sull'intervento di Conticoni, che ha fatto grande demagogia e ha detto alla Veltroni via, ha detto tutto il contrario di tutto, comunque non facciamo polemiche su queste cose. Su questo piano del commercio, su questo piano del commercio sono stati tanti gli interventi fatti, quindi credo che sia già stato detto tutto e anche di più. Personalmente sono per la liberalizzazione e la concorrenza, ma a tutto c'è sempre un limite. E quindi dirò solo poche parole per richiamare l'attenzione degli assessori competenti, perché è una cosa che mi preoccupa moltissimo. I cittadini di Pordenone non vogliono più trovarsi nuovamente al collasso, sebbene qualcuno abbia detto che non c'è, con il piano, con il traffico. Noi abbiamo passato nel 2007-2008 allucinante con quello che era la viabilità a causa proprio anche di alcuni insediamenti commerciali. Quello che è stato, che è successo, io credo che sia indegno per una città come Pordenone. Ora noi aumentiamo la possibilità di nuovi negozi al centro Meduna, raddoppiando i negozi che passano da 30 a 60, i negozi non il piano Meduna, con l'insediamento e l'ampliamento di Sportler, della SME, e l'ampliamento dell'immobile anche per quanto riguarda il secondo piano. Quindi c'è in effetti una concentrazione di negozi incredibile per una città come la nostra. Noi dobbiamo pensare che abbiamo poco più che 50.000 abitanti in realtà che risiedono qui, e vogliamo attirare chiaramente anche qualcuno da fuori, e questo potrebbe essere la giusta via. Però io sono per porre una grande attenzione alla viabilità. Non credo che quando ci saranno queste strutture la viabilità avrà lo stesso percorso costruttivo delle strutture, cioè noi sicuramente ci troveremo a avere le strutture, perché gli interessi sono diversi, eseguite prima che la viabilità sia messa in sicurezza proprio per quanto riguarda il traffico. E quindi torneranno a essere delle situazioni insostenibili, come è già successo precedentemente, e noi siamo consiglieri comunali e sotto questo aspetto dobbiamo porre una grande attenzione. Lo so che in delibera c'è scritto che non si dà l'abitabilità se non saranno ultimate tutti i percorsi, però credo che sia un'utopia arrivare in contemporanea a avere la viabilità e anche tutte le strutture. Sicuramente questo non è una cosa su cui scherzare o su cui prendere posizioni diverse. Io credo che questo problema è per tutti i cittadini e noi come consiglieri abbiamo l'obbligo di accertarsi che anche il comune deve essere certo che tutto funzioni bene e che i tempi siano concomitanti e coincidano con la messa in opera di tutti questi ampliamenti, permettendo altrimenti veniamo meno ai nostri doveri di consiglieri e permettendo a interessi commerciali di gettare nuovamente la viabilità nel caos. Quindi niente contro il sovradimensionamento, però con un grano salis, perché è chiaro che ci siamo già passati, i tempi non potranno coincidere, quindi io penso che sia necessario vedere tra un anno come saranno i percorsi della viabilità e per incidere in merito, perché non possiamo dare tutto, però se no una parte di strada non è di nostra competenza, quell'altro è dell'altro, quell'altro, cioè se non c'è un disegno che vada avanti di pari passo, penso che ne vedremo delle belle. Quindi noi abbiamo anche presentato un ordine del giorno in cui si chiedeva di sospendere il piano del traffico, non per proposizione al piano del traffico per se stesso, ma per vedere l'evoluzione della viabilità. Sono i cittadini di Pordenone a garantire con la loro presenza il funzionamento di queste megastrutture, che come ho detto prima secondo me sono un po' sovradimensionate, considerando però che
i poteri propri acquisti. Quindi non è che da oggi in poi non si compra più niente al di fuori, non succederà mai, ci sarà. Pordenone non è un paese a vocazione turistica, quindi anche la grande aspettativa che c'è di far venire da fuori gli utenti del centro commerciale forse non è così, il numero non è così alto come noi speriamo. Quindi io credo che sotto questo aspetto io vorrei delle rassicurazioni, perché non sono assolutamente tranquilla. Inoltre vorrei raccomandare che ci fosse un'attenzione particolare per qualche progetto di rivitalizzazione del centro storico. Sappiamo benissimo che con questo periodo economico che stiamo attraversando gli operatori hanno paura, e soprattutto hanno paura i negozianti e non le megastrutture o le coop che sono considerate gli effetti terreni in maniera diversa da tutte le altre imprese commerciali sotto gli aspetti fiscali. Quindi hanno più problemi chi ha un negozio da solo che chi ha una megastruttura e chi ha una coop. Grazie.